Il Comune di Napoli procede a ritmo serrato verso la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi che nell'ottica della semplificazione, trasparenza ed economicità punta alla dematerializzazione degli atti. Con il supporto dell'azienda napoletana Bit4ID, l'ente si trasforma in un vero e proprio ufficio per il rilascio della firma digitale, strumento essenziale per la validità dei documenti informatici e obbligatorio per alcune fondamentali procedure come la sottoscrizione di contratti pubblici. Stiamo andando avanti molto bene nelle procedure di sburocratizzazione, snellimento, informatizzazione. Questo è un passo in avanti, tra l'altro una riduzione dei costi, la valorizzazione dei nostri funzionari, alcuni molto giovani entrati da poco nell'amministrazione grazie allo scorrimento delle graduatorie, un ottimo rapporto col mondo privato che offre tecnologie e infrastrutture all'altezza della sfida, quindi insomma un bel esempio di riduzione dei costi, ottimizzazione dei servizi e riduzione dei tempi della vita dell'amministrazione e quindi della garanzia di offrire servizi sempre migliori ai nostri cittadini. Introdotta nel 97 con la legge Bassanini, la firma digitale è fruibile attraverso dispositivi sicuri come le smart card e viene rilasciata da personale accreditato dopo il riconoscimento dei visu del richiedente. Puntando sul proprio personale e grazie anche al potenziamento dei servizi informatici, l'amministrazione ha istituito al suo interno un ufficio di registrazione abilitato al rilascio di carte firma digitali. È possibile in questo modo gestire in maniera ottimale le richieste di emissione provenienti dai dipendenti dislocati in più di 250 sedi comunali.